Allora Aldo, qui siamo alla Bella Venezia che oggi è un ristorante affermato. Voi siete venuti qui con la vostra famiglia a vivere in che anno? Nel 1930 con la mia famiglia, papà, mamma e gli altri due fratelli. Io andavo a studiare a Celana in bicicletta, sono caduto da quel ponticello lì, ho rotto un braccio e marinato non ho voluto più andare a studiare, nonostante continuare. Allora mio papà, qui vicino a quel platano lì, mi ha detto: "Oh, vai a lavorare o continui a studiare o fai il pescatore." E io ho detto: "Faccio il pescatore." Da qui era la porta d'entrata, era più piccola, curva. Là avevamo fatto la cucina dove prima papà aveva le reti qui perché ne usava di questa casa che era di proprietà di uno zio. E qui c'era la stalla dell'asino. Lì c'era la camera che dormiva lo zio, poi siamo andati noi. Qui c'era la cucina dello zio e dormivamo anche noi e là l'altra camera. Mentre là c'era il fienile e sotto un porticato. In quanti pescatori abitavate qua? Quanti eravate a fare i pescatori? Allora, 13, quando ho cominciato io, 13 pescatori di professione Ma nella vostra eravamo. famiglia? Nella nostra famiglia c'era il nonno, papà ed io. E questo zio? Ma questo zio no, lo zio avevano lavorato in Svizzera, poi avevano acquistato questa casa che era una. È proprio un relitto, è una casa di una volta, insomma, e era un marel, non era sposato, stava qui, abitava qui, mentre sotto era anche rifugio diciamo, dei contadini che qui a monte della casa. C'erano allora i cannetti, eccetera, eccetera, andavano a tagliare le canne, eccetera, eccetera. Quando pioveva o nevicava, si rifugiavano qui sotto, accendevano il camino, il fuoco nel camino qui della stalla dell'asino e si scaldavano. Dopo qui ho cominciato a pescare, a quittare la pesca. Qua dove siete voi altri, si ormeggiavano le barche da pesca. Ecco, questo posto è molto cambiato da Dove allora. mi trovo io era il ciglio dell'argine, ma un argine per modo di dire, no? Che serviva per l'alaggio delle barche, dei cosiddetti brucei. Facevano risalire fino all'uginate e poi dopo mettevano la vela, no? E così era largo, era 3 metri circa. Poi c'era la scarpata aperta d'erba dove i pescatori lì ormeggiavano le barche. Pescatori a gennaio, quel bel sole, quelle giornate belle di sole, si sdraiavano lì a prendere il sole, poi dicevano che prendevano la polmonite. E così tutto andò giù, non c'era mica tutto quel riempimento lì e questo terraccio. Le donne andavano, allora, quando è stato fatto il ristorante, poi nel ristorante, l'osteria, nel 33 mi sembra, 33, andavano a lavare i panni lì, lungo il fiume. Poi dopo è cambiato il no. Allora no, non c'era mica né siepe né niente, c'era il fiume, l'argine, poi è stato riempito un po' perché dopo i lavori della diga di Olginate che aveva provocato l'abbassamento di 70-80 centimetri del livello
di massima magra, è affiorato parte della riva, no? E allora si è buttata dentro la terra per, beh, non so quale scopo, anche, per, anche perché per fare il posto a qualche tavolino. Si mettevano lì, perché allora si portavano, si tenevano dentro i tavoli, poi si portavano fuori al sabato o la domenica, quando arrivava la gente, che durante la settimana non c'era nessuno. Qui era l'argine che usavano per gli alaggi, no? Qui non c'era niente, qui era tutto canneto, palude, basta. C'era questo arginello, qui c'era la piccola riva e lì era tutto acqua. Tutto il lago di Brivio che arrivava fino a Brivio quasi. E lì dove ci sono i platani abbiamo infisso dei pali, no? Si mettevano sulle reti a asciugare, mentre invece con i Bertovelli si faceva il castelletto sulla terra, e li usavano anche, diciamo, la mamma così per asciugare le lenzuola e gli indumenti col filo di ferro o corda, adesso non mi ricordo più, mettevano i panni a asciugare. Era una bella vita da vero pescatore. In questo punto, questa zona, dove do ai piedi io, prendevo un sacco di pesci col tramaglio, di tutto, triotti, persici, luci, tutto insomma, con i tramagli. E lì più avanti, oltre, ecco, dopo il ponticello, quella zona lì era chiamato il Pozzo, perché c'era dei punti che arrivavano fino a 5 metri di profondità. 5 metri di profondità, e era ricco di pesci, e lì ormeggiavano invece le barche degli altri pescatori rossi, fratelli rossi. Dove c'è questa cabina con l'idrovora, qui era tutta acqua, tutto, c'era la scarpata, c'era un passaggio di 3 o 4 metri per andare a quella casa lì, che era allora, mi sembra, una segheria o qualcosa del genere. Lì erano tutti i terreni coltivati a grano trucco o frumento. Non c'era né questa casa, né quella lì, né quell'altra là. Qui non c'era niente, qui era tutto canneto e acqua, dove vivevano pesci e uccelli a Iosa. E invece l'idrovora da quando c'è? Penso nel 28, dell'era fascista, nel 28. Era stata costruita con quale funzione? Per bonificare la battaglia, la cosiddetta battaglia del grano, allora. Qui abitavano i tre fratelli Rossi, tre famiglie, una qui, una lì e l'altra dietro lì, i tre pescatori, tre vecchie famiglie di pescatori. Qui abitavano, ma era tutto diverso, molto più alta, abitavano i Mandelli Francesco e i cugini di mio papà e Giuseppe. Erano cinque fratelli, allora è un'altra famiglia di Mandelli comunque. Tutti pescatori? No, solo quei due figli degli altri, erano due o tre femmine. E questo zio Magiare era un pescatore un po' particolare. Che piaceva bene. Non era l'unico pescatore che beveva volentieri, però, quasi tutti i pescatori, quasi tutti, che non bevevano era mio papà e lo chiamavo zio, no, suo cugino Francesco, Giuseppe,
che piacere. Prima gli altri Mandelli giù là in sinagoga, lì anche loro. C'era poi il Carlo, il vecchio, il papà di Cesare e Giovanni, passa in botte desde le ciocca. Era e metteva il cappello in piazza Vittoria, metteva giù il cappello, no? E gridava, vieni che sono via, sono lì, sono me il padrone, sono sul mio cappello. Quelli li ho sentiti anch'io, no? Le frasi lì. Cesare andava dentro che lei era la porticina che ho su, abitava di Sura. E che toccava sui reti anche a che o vi era su sulla scala e poche reti. E il soprannome Biga? Cesare, Mandelli Cesare, detto Biga. Ma perché? Non lo so. Che gli era Minga, che abitava Giovanni de Drele, sto quel garage che sta fa dopo. Che era fratello di Cesare. E lì abitava anche Carlo, il papà, insieme a Cesare. Era la cosiddetta sinagoga. Erano devoti di San Leonardo, quando suonava la messa a San Leonardo, allora in Ambia. Della chiesa grande Nemmi. E quando cade la festa di San Leonardo? La festeggiano in Ferragosto con la chiesina lì e la chiesina del Bur di Balos, invece questa che è quella del Bur di Tater. Cosa dici di questa foto? Si comincia, si è già incominciato, diciamo, l'interramento del fiume, quando lo si nota qui. Questo qui è tutto terra scaricata, coi cavalli, pensi quanta ne ha buttata dentro. No? Qui si notano anche i lenzuoli ad asciugare o no, se vedo bene. Sembra di sì. Qui invece è ancora l'inizio dove c'è la piazza Frigerio Brivio. Qui è rimasto ancora presso poco uguale, non è stato interrato. Hanno allargato tutta quell'insenatura dove queste barche, i brucei, venivano caricati di materiale. Infatti si vede uno che è già caricato qui, no? È molto basso come, o no? Questo qui è carico di legna, sì. No? O no? Sì, sì. Questa qui è una barca a vela, che erano dei marciani. E qui ancora le donne che lavano. Questa barca qui non è, sembra una barca del pescatore, ma non è un posto dove i pescatori arrivavano a dormeggiare. E lì si intravede anche la vostra casa. Sì. Lì era già vostra, vostra della vostra famiglia, voglio dire. Oppure dello zio ancora. Lei quando daterebbe questa foto, più o meno? Ah, questo qui siamo già dopo la guerra. E qui c'era già il Serie Gemomé,
quando i fascisti volevano fare il piazzale per il premilitare. Quindi dopo la Grande Guerra. E i Brucei di chi erano di proprietà? Io penso di Palma, che era un malurche che... Questa era la piazza Palma, e qui proprio questo caseggiato era di proprietà dei Palma, che erano gli auto, non gli autotrasportatori, come sarebbe, navigatori, trasportatori fluviali. Trasportatori fluviali che avevano i cosiddetti brucei di proprietà e che facevano i trasporti da Brivio a Milano. E impiegavano 8 giorni tra Na e Veie. Questo qui si vede che è stato un riempimento, che è stato fatto un riporto per facilitare l'accesso delle lavandaie, perché sennò il lungo Adda sarebbe proseguito su questa linea, e si vede, no, l'insenatura. Qui è stato fatto opposto, quel riempimento qui, per rendere comodo le lavandaie l'accesso. Qui che si nota. È come se adesso un cicaleggio. Lunedì, quando andavo a pescare io, per prendere i pesciolini, per era bisogno mia mamma di fare sti, no? Era un... sembravano tanti i passeri che al mattino, no? Lui ci c'era, sull'acqua corre la voce. Il pesce veniva venduto dai pescatori e da ambulanti che non esercitavano la pesca. C'erano due venditori che usavano il carretto col cavallo. Uno era pescatore, era Mandelli Francesco. L'altro era, non mi ricordo più il nome, come si chiamava? Villa Fiorenzo. Poi c'era il Mandelli Giuseppe, pescatore, e Mandelli Innocente Carlo, che era mio papà, che andavano a piedi. Uno andava fino oltre Rovagnate, il Giuseppe. Il Mandelli Carlo andava fino a Verderio di Sotto, con la cavagna in spalla, carica, cominciava a vendere il pesce da Verderio, a venire in su per guadagnare tempo, pensi. Poi l'ho fatto anch'io con la biciclettina, avevo 13 anni, fino a 17, e andavo anch'io fino a Verderio a vendere il pesce dai clienti di mio papà. Allora che comperava il pesce erano, diciamo, i professionisti esistenti, qualche curato, qualche esercizio, qualche trattoria, insomma. Professionisti, ecco. Intende medici, avvocati? Intende medici, avvocati, ma erano mia tanti allora, di professor, e anche qualche, diciamo, prestinaio, che mi ricordo, qualche commerciante, ecco, ma la gente no, anche perché io non vedevo pesce lavorato, filetti, belle pulito, dovevo star là magari a pulirlo se si levano del pesce, per esempio delle tinche così che erano, non erano, diciamo, eviscerate, allora dovevo pulirglielo, eccetera eccetera. Poi mi davano una fetta di torta, cioccolatini o qualche cosa, che ero un ragazzino, no? Qui prima c'era questa riva qui, che però è stata provocata dall'abbassamento della diga, questa qui. Quindi questa foto è fatta dopo l'ultima guerra? Dopo il 42. E queste barche che si vedono sono tutte vostre? Queste qui sono due barche che usavano
dei signori che pescavano la sabbia dal fiume, li chiamavano cacciù, erano come dei mestoli grossi, forati, no? Loro si ormeggiavano in quei punti lì dove la sabbia si depositava e pescavano una vita da cane, venivano giù. Queste barche poi, quando arrivavano, avevano un francobollo di 7-8 centimetri, e non di più. A vederle sembrava che entrava l'acqua. Questa qui l'avevo comperata, avevano fatta fare a Lezzano mio papà e un signore che faceva il barcaiolo. Pibrivio. Barel, chiamavano il Barel. Da chi ha imparato lei a fare la rete? Papà. E allora usavate ancora delle fibre naturali, naturalmente. Cane. I Bertovelli si facevano con la canapa. Avevamo provato il cotone, ma il cotone resisteva meno, mentre la canapa durava di più. C'era da fare la tenciuria, no? Come diceva lei, il griso, noi 2 volte all'anno facevamo. A me dice. La facevate in una particolare stagione, questo lavoro di tingere le reti? Prima di incominciare a metterli, verso giugno, luglio. Tutte le reti venivano tinte? Tutte quelle di canapa, anche i tramagli. La canapa dove andavate a prenderla? Boh, non so se prendeva da Ronchetti, anche quella lì, penso, ai retifici, Tieni la vara in neutra. Ecco, non avevo il pescatore, una sassola. Ah, sì, no? Sì, è vero. Non ve la pigliamo, Ne ha presi tanti fino adesso di storioni, lei? Grossi 4, grossi 2 a 18, 1 a 10, 12 e questo qua. Poi ne avevo presi 6 o 7 più grosso.
4 kg e mezzo. E da quanti anni è che si prendono gli storioni nel lago di Brivio? 5-6 anni. E questo dipende dalle semine che sono state fatte? Le hanno buttati dentro. Ma sai che ne dici dei avanotti? Lì è la scalduletta, che ho terin tank, e che scarpe lì che si rovina in la rete lì. E quella là l'incarasso. Questo è il mantello. 10 centimetri di maglia. Questa qui è la rete interna. 8 mm di maglia. Questa rete si usava per prendere quali pesci? Arborelle e triotti. Qui era l'ideale per prendere i triotti come esca per le spaderne. Che voi chiamavate? Cort. Questa qui invece è un tarmaglio per pesce persico, 12 centimetri di mantello di maglia e 20 la rete interna. E di che materiali sono fatti questi due tramagli? Cotone e canapa. Cioè cotone il mantello? E canapa. Canapa il mantello e cotone la rete interna. Questo qui è un vecchio tramaglino, l'altezza è 60 centimetri o 70. Mantello e la rete interna. Mantello 8 centimetri di maglia, la rete interna è su 5 mm, deve essere tutto di lino, così mi diceva mio papà e mio nonno. Io però non l'ho mai usato, tengo di ricordo. Questo qui è un tramaglio per tinca, 15 centimetri il mantello, la rete interna 30, altezza 1,50. Questi sono Bertovelli. Bertovelli per arborella. Tutti. E in dialetto qua voi li chiamavate? Quet. E di che materiale sono? Materiale? Queste qui sono tutte moderne, tutte nylon. Solo questa che è di cotone. No, nylon anche lì. Così scuro? Così scuro è nylon. Però i cerchi sono diversi a seconda delle epoche. Questo qui è molto vecchio. Molto vecchio è la canna d'India, invece questi qui, per evitare i sassi, si usava il filo di ferro perché aiuta a tenerli giù, anziché mettere, non so io, 4 sassi con un sasso, stavano giù sul fondo. Voi non avete mai provato per i Bertovelli destinate a prendere pesci predatori a mettere dentro delle esche? No. E invece nei sacchi lì sotto che cosa c'è? Sono due reti da legno. Cioè reti da cinta? Reti da cinta per legnaio. Dentro qui è una di cotone, mentre sotto è di canapa. Il cotone e la canapa dovevano essere asciugate ogni volta che si usava la rete? No, c'è tanto. Il cotone anche. Il
Il cotone resisteva meno della canapa. Questo qui si chiama anche lui Bertovel in italiano, noi lo chiamavamo Bartavel, mentre quelli là a Cono li chiamavano Cuet, questo qui li chiamavano Bartavel. E questo si usa perché pesca? Per arborelle e triotti. Poi entravano le anguille. Provato a prendere, mi ricorderò sempre, tante anguille che ha lasciato in barca arrivavano fino a questa, a tre quarti del Bartovello. In uno solo? C'era un vecchio muschio di lisca che tagliavano i contadini d'inverno, no? E facevano mucchi, poi dopo, ecco, quel mucchio lì l'avevano dimenticato, è arrivata sull'acqua, no? In primavera, sono andati dentro i triotti a deporre le uova, mio papà mi ha detto proviamo a mettere sotto il Bartavel per vedere se prendiamo qualche chilo di triotti che lo operiamo per mettere le spaderne. Dopo due giorni siamo andati su, tre giorni, su una cosa qui, era pieno, una roba incredibile, mai visto una rete così piena, come facevano andare dentro tutti e star dentro tutto un groviglio così, boh. E tre quarti, era più solo, tanto vero che bisogna, là c'è l'apertura di dietro, se non c'era l'apertura di dietro bisognava tagliare la rete. Vedi che lo fastidi. E questo posto ha un nome in dialetto? Voi lo chiamavate? La foppa del Pian. La foppa del Pian. Quello lì fosse del Volto, ma loro erano là 100 metri, 150. Era più come che acqua minima, 60-70 metri, di questa che. E foppa del Pian perché il fondo è regolare? Non si sa. Foppa del Pian. Almeno me, cioè, ma hanno detto la foppa del Pian. Finta come si faceva una volta, Ma anche su una superficie così bassa. E buttare la fessetta qua. E le robe. Si fa una specie di cinta, un semicerchio. Pesce se hai anche due, anche, no? Se pestare giù, pure è, non è lì. Vedi che ne volte, che ne volte. E il rumore si faceva sempre col remo? Sì. Invece in questi momenti se ne andava a indugare la bindelera, no?
e allora si faceva magari il cerchio, no? Con due o tre maglie e con la fiocina in mezzo dentro la vindalera, la sala vista, io no? Sì. Del fiume la vista. L'altro giorno me l'ha fatta vedere, dopo ce la fa vedere. Nella cosiddetta bindalera, nella lì, in quel tipo di, leri, di alga lì lunga, i pesciolini non andavano dentro, o perlomeno andavano dentro pochi. Era più che altro rifugio di pesci abbastanza grossi, luccio, tinche, più che altro tinche, anguille, carpe e anche scardole. Allora normalmente si usavano le reti minimo maglia 22 o 22 o 30, no? Di maglia piuttosto larghe. E allora si facevano, se eravamo in due, uno con una rete e uno con un'altra, si faceva come un corridoio, no? E si chiudeva sempre una cosa oblunga, diciamo ovale. Se invece era solo, si faceva un cerchio, magari anche con due tramagli, e con la fiocina dentro in quell'alga lì si usava, si prendevano anche le tinche già così a casaccio, senza star lì a vedere. Poi, diciamo d'inverno, in modo particolare a gennaio, così, fine dicembre, gennaio, anche febbraio, si usava anche senza la rete. Questi banchi di alga erano magari in mezzo a questi banchi, c'era un altro tipo di alga che noi chiamavamo la coda de volpe, e era un posto per magari una piccola rosetta, no? 3 metri per 2, 2 metri per 2, ed in lì si trovava sovente le tinche. Allora, anche senza la rete, con quella fiocina lì si cacciava giù in quell'alga lì, in quella coda di volpe lì, e si stava attenti perché magari il pesce si muoveva, faceva un po' di torbido, no? E allora si cercava di indovinare dove si era messo, tac. Quella era la pesca della fiocina. Oppure, ma qui era proibita, la usavano con la lampara di notte, col faro, ma noi pescatori non l'abbiamo mai usata. Anche perché i vecchi pescatori dicevano, e giustamente, che andando di notte col faro si disturbavano i pesci e le reti non rendevano, non prendevano pesci, che scompaginavano, no? Li facevano impaurire. Questo qui era l'uso della fiocina. Questo è un po' difficile però, eh? Pretendi un po' tozzo, di quinta semi, non sono un esperto, no, di così, calafatti, cioè mai, mica calafatti. Questo qui purtroppo è stato usato del legname scadente. Mi accorgo adesso che si è deteriorata parecchio. E assomiglierebbero ai famosi quatras, sono barche a fondo piatto, quella lì per esempio è molto più stretta di questa, perché allora io andavo molto nel canneto, no? E allora filava dentro, che era un piacere. Quella lì è stata fatta all'Esseno e questa a Lecco, quella lì dei fratelli Posca di Lezzano, i quali era, mio papà era intimo amico del loro papà e io dei figli poi. Questa qui è stata fatta
con legno di larice, lì del lago di Como, di Lecce. Però c'è una parte che chiamiamo il Bianco. E il Bianco, che è una parte del legno che poi si deteriora, marcisce in fretta. E allora l'ho rivestita di vetroresina, se no la ghiera più. Questo qui invece era del Mandelli Cesare, aveva fatto fare a Lecco. Questo come si chiama invece? Era il legno della Paolina. Un legno della Paolina. Il legno della Paolina era che lei era il legno di Bologna. Che era mio pescatore, era un paesano. E era una concessione dei vecchi. Erano forse i migliori che era tutto il lei di Briga. I legni di Bologna? O di Bologna voi dite? Di Bologna, perché era soprannome della famiglia, perché abitavano la frazione Bologna, erano contadini. I resti di un manufatto fatto dal pescatore per essere comodo mettere le reti. È un incastro che per una volta si faceva con paletti e si metteva dentro due corsi di paletti, no? E si infilava dentro il fasciame, la lisca, cosiddetta lisca, no? Che si metteva a macerare nell'acqua. Poi invece io una ventina d'anni fa, per non diciamo star lì sempre tutti gli anni a fare quel lavoro lì, che poi bisognava, c'era la manutenzione sempre anche durante l'esercizio della pesca, ho pensato di fare questo manufatto di cemento col telaio lì in ferro. Adesso la piena di 5 anni fa ha corroso sotto, portato via il fondo e il manufatto è ceduto. Era un manufatto che era collegato alle cosiddette stoppate, agli edifici di pesca, no? Quando diminuiva il fiume si chiudevano tutte le aperture che c'erano nella siepe, e questa era una di quelle che si usava, una interna, no, a circa 100 metri interno verso il canneto, e questa qui esterna, questa qui era la migliore, no? Perché entrava l'acqua viva quando era chiusa, allora il pesce era più propenso a risalire dove noi per acqua viva intendevamo l'acqua del fiume, no? Non quella che poi quando chiudevamo il rio stava stagnante. Chiudeva le aperture nella siepe, perché la siepe cominciava da qui e va là fin quasi a Bissone, quella frazione lì, sempre nel fin dove arrivava l'acqua, no? E quando c'era la maggio secondo, l'acqua allora aumentava per via naturale, no? Cominciava la primavera, le prime acque, e a lei il fiume aumentava, il pesce andava fuori, ce n'era sempre dentro, ne rimaneva sempre dentro, perché non prosciugavano le cosiddette chiudenti o stoppate o chiudenti, diciamo. E
e fino al termine del divieto della tinca, che è il 30 giugno. No? Se dopo il 30 giugno diciamo, l'andamento del livello del fiume diminuiva, allora noi chiudevamo. Se invece era stazionario o aumentava, non chiudevamo le chiudende, gli siepi. E magari si andava fino a agosto così, poi quando si chiudeva. Primo giorno no, secondo giorno se c'erano delle anguille, addio cielo, chissà per quale fenomeno, il giorno prima no. Poi cominciavano le tinche, i lucci, le scardole. Dove stiamo andando qua? Dove stiamo andando? Nel casino del viceré, i resti, diciamo, del casino del viceré. Lì dov'è? Un pian sotto e l'altro a quell'altezza là, se vede là, indovinare il suo sparà. Nel canale c'era sempre tanto pesce, in periodo, in modo particolare, agosto, settembre, ottobre. Ci sono anche i resti nel canale della Rogiolata di un'antica guaglia, cosiddetta guaglietta. Poi lo usavamo lì la Rogiolata perché si faceva risparmiare tanto tempo, no? Anziché far tutto il giro, andare là dalle Fornasette e venire su, si tagliava, si guadagnava 2 o 3 chilometri di voga, perché allora si veniva su qui così. Qui era la casa del pesce, Fopum, il pianello, eccetera, eccetera. Che era tanto di quel pesce allora qui, di tutto. Gli Airoldi erano per me come quel di Cataneo, quel di Cataneo un po' più consistente, che erano 2 o 3 cuvette e un brazzalino. Che... E gli Airoldi? I Consonni, volevo dire? I Consonni erano i proprietari degli altri 2 diritti di pesca, Consonni Luigi e Consonni Enrico. Questo sarebbe nella parte più bassa del comune di Brivio? Sì, no, sono già nel comune di Calcolo. Appunto il Bersò divide Brivio con Calcolo. E l'Iselin, no? L'Iselin è quella parte che dell'argine, a destra dell'argine, quella a sinistra che era di Luigi, pescava Luigi, mentre Enrico pescava quella a sinistra che andava a confinare col diritto di pesca di Castelvargo. Questo tratto è una parte dell'Iselin dove aveva il diritto di pesca Luigi ai Consonni che abitava qui. Qui c'era un piccolo ponticello largo 1 metro e abitava l'Enrico, quale aveva il diritto di pesca alla sinistra del fiume che confinava col Castelvargo. C'era il Luigi, un battellino che andava su. La zona dove ogni pescatore aveva il suo sito privato erano le famose chiudende, stupate una volta. Là erano private, ognuno aveva la sua e metteva solo lui le reti, pescava solo. Mentre sul canale navigabile e fino alla zona, fino lì all'inizio delle stupate,
potevano pescare. Ecco, grosso modo qui, in grandi linee, c'era il chiusone, il famoso chiusone di Brivio. E mi diceva era un... Il chiusone che diciamo, provocava un rialzo del livello del fiume 60-70 centimetri. Quando venivamo giù a pescare c'era proprio un avallamento. Quella lì, qui era tutta palude, questa qui è tutta terra e ghiaia che hanno levato quando hanno fatto i lavori. Questa qui. Tutta, tutta. Qui dovrebbe iniziare il diritto di pesca del Conte Castelbarco. Quanti pesche, ma certe giornate di primavera, l'inizio, anche febbraio, era ancora inverno, no? Cominciava a scaldarsi un po'. Questa zona per 200-300 metri era come una pentola che bolliva al mattino e alla sera. Quanti picchi, quanti pesci. Fine di quella casa lì rosa, lì c'era, non so se c'è ancora, c'era una lapide o qualcosa che ho scritto diritto di pesca del comune di proprio sull'angolo. E quindi iniziavano gli airoldi. E qui, a monte 30 metri, c'è una buca, almeno allora 8-10 metri di profondità. Mio papà si ricorda che un inverno la traccia, quella rete che usavamo da tiro, che è come un sacco, no? Era piena di barbi. È stata calata giù la rete prima, no? Poi quando si avvicina il chiusone il letto del fiume si alza e allora salpano anche le reti, no? Insomma, non riuscivano a tirarla su perché loro spingono in basso, Poi dopo a 2 o 3 metri l'ha spaccata. Nei due angoli erano dentro ancora 85 kg di barbi. Per coordinarsi nel tiro, i pescatori... Ci si guardava, tanto. Se una spazza, giù una spazza, perché eravamo a 8-10 metri di distanza. Poi ci guardavamo in faccia, io e mio papà, perché mio papà sentiva tutto. Io ero sempre timoroso di sbagliare, no? Quando io mi ho sentito le pesce bianche, il tè, le lusche, le natruta, ma non ti la metto mica. Che sensibilità che era, boh. E dopo, anche su più e meglio, più nessuno che sa che ero anche. Okay.